Ok, eccomi al completamento del giro. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 dell'ultimo gruppo di 6 maglie, quindi facciamo la sesta maglia alta doppia. E in pratica terminiamo il giro in questo modo, con questo gruppo di 6 maglie alte doppie. Ora andiamo a collegarci con la maglia bassissima alla quarta catenella che abbiamo fatto inizialmente in modo da chiuderlo. Quindi prendiamo l'inizio del giro e alla quarta catenella e facciamo una maglia bassissima e chiudiamo. Ecco, vedete come la piastrella prende forma. Quattro angoli, 1, 2, 3, 4, la parte centrale che sembra proprio un disegno geometrico. Bene, siamo arrivati alla lavorazione di questo giro. Allora, facciamo una cosa, numeriamoli veramente, quindi 1, 2, 3, 4. Ora passiamo al quinto giro, in cui dovremo fare come inizio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Dopodiché, questo simbolo è il simbolo della maglia alta doppia da lavorare sopra quella sottostante. Quindi avremo 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte doppie con la catenella di separazione. Partiamo con le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, più una che è quella di separazione. Una, due, tre, quattro, più una di separazione. Ora sopra ogni 2, 3, 4 e 5, sopra ogni maglia alta del giro precedente, lavoriamo di nuovo una maglia, cioè scusate, maglia alta doppia del giro precedente, lavoriamo di nuovo una maglia alta doppia, però con la divisione della catenella in mezzo. 1 e 2. Maglia alta doppia, catenella. Maglia alta doppia. Catenella. Maglia alta doppia e catenella. Maglia alta doppia e catenella e l'ultima di questo gruppo, maglia alta doppia e catenella. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte doppie con la catenella divisoria, come vedete nello schema. Ora invece dobbiamo fare nell'archetto centrale dobbiamo lavorare 6 maglie alte doppie, passando intorno alla catenella, sempre divise da una catenella. Allora, questo abbiamo fatto, maglia alta doppia con la sua catenella. Ora facciamo le 6 maglie alte doppie che prendono l'archetto sottostante in mezzo. Quindi, una, due, catenella, tre, catenella,
4 con la sua catenella, 5, 6, sempre con la sua catenella finale. Ecco qua, ricordiamoci le catenelle perché servono a creare lo spazio nel quale dovremo lavorare nel giro successivo, mi raccomando. Oh, di nuovo abbiamo fatto questo gruppo. Ora saltiamo l'archettino di 3 maglie di sotto e passiamo direttamente agli angoli dove lavoreremo allo stesso modo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maglie alte doppie con le catenelle tra di loro. E questo è il nostro angolo, siamo già arrivati a lavorare l'angolo, vedete? Allora, maglia alta doppia. Una e una catenella. Non potete sbagliare perché dovete lavorarle sopra alle maglie alte doppie del giro precedente. Quindi dovete solo ricordarvi in questo caso di fare la catenella tra le 2 maglie alte doppie. L'ultima catenella, l'ultima maglia alta doppia con la sua catenella al seguito. Ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E questa è la lavorazione d'angolo. Dopo la lavorazione d'angolo dobbiamo ripetere questo gruppo di maglie fino a quando non arriveremo al termine del giro. Quindi ci vediamo tra un attimo. Completiamo il quinto giro con l'ultima maglia alta doppia, la catenella e chiudiamo con una maglia bassissima prendendo la testa della catenella che abbiamo fatto nel giro precedente. Vedete come si chiude bene tutto l'angoletto. Bene, ecco qua. Ora passiamo al sesto giro, scusate. Il sesto giro è formato da gruppi di 3 maglie alte doppie chiuse insieme, da lavorare negli spazi tra una maglia alta doppia e l'altra. In questo caso, dopo aver fatto la catenella iniziale, che è composta da 1, 2, 3, 4, 5 maglie, 5 catenelle, lavoreremo 4 gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme. Ok, amiche, partiamo. E facciamo la nostra catenella di 5 punti 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, in questo spazio direttamente proprio vicino, direttamente successivo, facciamo il primo gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi andiamo subito qui. E facciamo 1, 2, ricordate senza completare il punto, 3 e chiudiamo. Ne facciamo altri 3, però
Prima del prossimo lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. In questo spazio un nuovo gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Tre catenelle e nuovo gruppo. Ecco qua, lavoriamo completamente l'ultima maglia, prendendo anche le altre in sospeso. Come vedete, restano allora 1, 2, 3. Resta da fare l'ultimo, sempre 3 catenelle di divisione, e facciamo l'ultimo gruppetto. Chiudiamo tutto. In pratica abbiamo fatto questa serie. Vedete che rimane vuoto, libero l'ultimo spazio, e quindi questo. Ora dobbiamo fare 3 catenelle e questi due gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme, 3 maglie alte doppie chiuse insieme, dobbiamo farle nello spazio centrale della lavorazione precedente. Quindi andiamo per ordine, facciamo le 3 catenelle di divisione, 3, poi andiamo nel nostro spazio successivo. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte doppie e dividendole in due gruppi, nello spazio centrale lavoriamo i nostri due gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme, divise da 6 catenelle. Procediamo. Allora, ecco lo spazio in cui dovete lavorare. Partiamo col primo gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Due. Terza maglia alta doppia, quella finale, che si lavora completamente chiudendo anche le altre. Abbiamo detto 6 catenelle di divisione, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e un nuovo gruppo sempre nello stesso spazio. Quindi 1, 2 e terza maglia alta doppia che andrà a chiudere tutto il gruppo. 1, 2 e terzo passaggio. Ecco fatto. Ora ci troviamo a dover lavorare l'angolo della piastrella. Quindi faremo le 3 catenelle di divisione, saltiamo il primo spazio che ci si presenta e lavoreremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gruppi di maglie alte doppie chiuse insieme, negli spazi, successivi. Allora, abbiamo detto 3 catenelle, 1º spazio che ci si presenta e partiamo dal secondo, lavorando i nostri gruppi di 3 maglie alte doppie chiuse insieme
divise tra di loro da 3 catenelle. Una, due, tre catenelle. Uno, due, tre catenelle. Ecco, come potete vedere, abbiamo fatto i nostri 9 gruppetti di maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora, tornando nella parte centrale della lavorazione, ripetiamo facendo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e lavorando 2 gruppi di maglie alte doppie, chiuse insieme, nello spazio centrale. Quindi facciamo di nuovo in questo modo. Una, due, tre. Completiamo il punto e chiudiamo tutti insieme. 6 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque. E 6 di nuovo, un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Chiudiamo 3 catenelle e ripartiamo con i 9 gruppi angolari. Bene, siccome dobbiamo continuare sempre in questo modo fino a quando non raggiungeremo l'inizio del giro, lavoriamo e ci rivediamo. Completiamo il giro con l'ultimo gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Ecco qua, facciamo di nuovo le 3 catenelle e chiudiamo definitivamente prendendo la catenella con cui abbiamo iniziato. Quindi anche nell'ultimo angolo abbiamo completato con i nostri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gruppi di maglie. Per passare al settimo giro, dobbiamo fare un altro piccolo passo in avanti con una nuova maglia bassissima. Quindi andiamo a fare la maglia bassissima proprio sulla testa del gruppo delle 3 maglie alte doppie prese insieme e ci spostiamo di un piccolo passo verso sinistra. Il giro settimo è formato da altri punti, altri gruppi di maglie. Vedete, sono di diverso colore, sono sempre gruppi di 3, solo che ora vi spiego. Questo primo gruppo che andremo a fare è composto da maglie alte triple. Queste sono le doppie che già conosciamo. Quando andremo a lavorare gli angoli della piastrella, avremo un gruppo di maglie alte doppie, maglie alte triple, maglie alte quadruple. Ecco, tutto qui. Poi man mano lavorando e spieghiamo meglio, ma non è niente di difficoltoso. Allora partiamo
lavorando 1, 2, 3, 4, 5 catenelle che danno inizio al nostro settimo giro. 2, 3, 4, 5 catenelle. Ora in questo spazio andiamo a lavorare il gruppo di 3 maglie triple chiuse insieme. Quindi l'unica differenza con quelle doppie è che avremo un gettato in più, 2 e 3 sul nostro uncinetto. Lavoreremo sempre fino alla penultima, al penultimo passaggio. 1, 2 e 3. Vedete che rimane la catenella aperta. Di nuovo 3 gettati. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 per l'ultima maglia che andrà chiusa completamente. 1, 2, 3. Il quarto passaggio di chiusura chiuderà la prima, diciamo chiuderà questa maglia con tutte le precedenti. Ora vedrete che lavorando questi gruppi, maglia tripla, maglia doppia, maglia quadrupla, servirà a diversificare le altezze e quindi a creare sempre più la nostra piastrella quadrata. Abbiamo fatto quindi la maglia alta tripla chiusa insieme, le 3 maglie alte triple. Lavoriamo 5 catenelle. E passiamo nello spazio successivo a fare il gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Allora, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Spazio successivo, facciamo il nostro gruppo di maglie alte doppie che ormai abbiamo imparato a conoscere. Terza maglia alta doppia e chiusura totale. Ecco qua. Ora ci troviamo qui, 3 catenelle. Nello spazio tra i due gruppi del giro precedente, ne lavoriamo una serie da 3. Quindi 3 catenelle. Ora ci troviamo qui e facciamo i nostri 3 gruppi divisi da 3 catenelle ciascuno. Allora, il primo, maglia alta doppia, 1, 2 e il terzo punto con chiusura totale. Ok. 3 catenelle, secondo gruppo, chiusura, 3 catenelle, terzo gruppo. Chiusura. Di nuovo 3 catenelle e passiamo alla lavorazione dei gruppi dell'angolo. Diamo un'occhiata al diagramma. In pratica saltiamo il primo spazio e lavoriamo 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Nello spazio successivo. Questo lo saltiamo quindi e andiamo a lavorare qui.
3 maglie alte doppie chiuse insieme, una, due, tre, chiudiamo. 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque. Nello spazio successivo lavoriamo 3 maglie alte triple chiuse insieme. Quindi ricordiamoci i 3 gettati sull'uncinetto per la maglia alta tripla. Lasciamo sempre in sospeso l'ultimo passaggio. 2 e 3. Fino alla lavorazione dell'ultima maglia che verrà completata insieme al resto delle maglie in sospeso. 2, 3 e l'ultimo passaggio per chiudere. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. In questo spazio successivo lavoriamo questa, che è il gruppo di 3 maglie alte quadruple chiuse insieme. Guardate, l'avrete già capito che è più difficile dirlo che farlo. Quindi facciamo questo punto. 4, 2, 3 e 4 gettati sull'uncinetto. Lavoriamo come abbiamo lavorato, gli altri gruppi. E 4, fermiamoci al penultimo passaggio. 2, 3 e 4, ci fermiamo. Ora l'ultimo 4 gettati lo lavoriamo completamente. 1, 2, 3, 4. L'ultimo passaggio di chiusura che prende anche tutte le altre maglie. Vedete com'è lungo? Ora facciamo 6 catenelle che rappresentano proprio l'angoletto, la punta d'angolo, e di nuovo un gruppo di 3 maglie alte quadruple chiuse insieme. Allora, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passiamo nello spazio successivo e facciamo i nostri 4 gettati sull'uncinetto, lavorando il gruppo di maglie. 2, 3 e 4. Ultimo punto in sospeso. 2, 3, 4 gettati. 1, 2, 3 e 4, ultimo punto in sospeso. 1, 2, 3, 4 gettati, lavoriamo completamente. 1, 2, 3, 4, nell'ultimo punto prendiamo anche le altre maglie. Chiudiamo con 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. 1, 2, 3. 4 e 5. Adesso torniamo a scalare i punti con il gruppo delle maglie alte triple e poi di quelle alte doppie. Allora, il gruppetto di maglie alte triple, 3 nello spazio successivo. Quindi 1, 2, 3, 3 gettati sull'uncinetto, 1, 2, 3 passaggi, 3 gettati per l'ultima maglia alta tripla che completeremo insieme alle altre. Ecco fatto. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5.
e facciamo il gruppetto nello spazio successivo di maglie alte doppie chiuse insieme. Ecco qua. Ora non ci resta che fare le 3 catenelle e lavorare di nuovo. Vedete? Il gruppo di 3, che sarebbero queste. In questo spazio. Nello spazio centrale. Vedete come riporta con lo schema? Praticamente abbiamo in questo punto in cui abbiamo fatto i gruppi da 2, e in questo spazio tra i gruppi da 2 dovremo lavorare il gruppo da 3. Dopodiché continuiamo nella stessa maniera descritta fino a chiudere la piastrella. Visto che devo unire due gomitoli, dato che un gomitolo da 50 grammi non mi è sufficiente per finire la piastrella, vi faccio vedere anche come faccio per annodare i due capi. Allora, questo è il filo collegato alla piastrella del gomitolo che sto terminando, e questo è di quello nuovo. Allora, li metto in questa maniera. E poi faccio il nodo prendendo il filo dell'altro gomitolo. Lo stesso faccio con questo, però al verso contrario, altrimenti i nodi non combaciano bene. Una volta annodati e stretti come si deve, vedete che sono dei nodi tipo scorsoio. Io tiro, dopo aver tirato, mi assicuro che siano ben saldi e taglio i capi. Ecco qua.